Ce l'ho, ragazzi. Oh, non è neanche piccola. Ragazzi, buonasera. Ero a casa rilassato, seduto, stavo spulciando YouTube e mi è capitato tra le iscrizioni il video di Giuseppe Magista e del suo bellissimo cappotto. Ma mi ha fatto venire voglia di cappottare anch'io a spigola. Acqua limpidissima, quindi non recupero lentamente perché mi farebbero una pernacchia le spigole. Gerco di continuo, sembrando un pesce pazzo. E qualcosa la acchiappo ogni tanto. Poi recupero i lineari, non ci ho preso niente qua. Comunque non vi disturbo di più di tanto. Semmai ci aggiorniamo alla cattura, ragazzi. A dopo. Cambiato colore, ragazzi, ho messo un bianco testa rossa perché il color mugine mi è stato spappolato tutto. Non esiste più la paletta, purtroppo. Ce l'ho, ragazzi. Oh, non è neanche piccola. Wow. Wow, come ispeziona. Wow. Dai, vieni, piccola. Non è piccola, ragazzi. È molto arrabbiata. Io la lascio sfogare. Molto, molto arrabbiata. Sta venendo incontro per ora. Oh, no. No, no, troppo arrabbiata. Forse è presa male. Non sembra neanche una spigola, forse è presa male. Invece è una spigola, una bellissima spigola. Ok, ce l'ho. Eccola qua. Devo ringraziare a Giuseppe Magista per questo, perché se non avessi visto il suo video di oggi sul cappotto non sarei sceso. Una bella spigola sul chilo e mezzo, fantastica, con Kosuke 110 colorazione bianca testa rossa. Presa molto bene, per fortuna, una bella spigola. Purtroppo non ho nessuno che possa farmi un selfie. Una bella spigola. Sono veramente, veramente contento. Ci stava da paura. Mi mancava dal 30 novembre una spigola del genere. Un inverno disperato. Un inverno brutto. Comunque, ragazzi, io sono più che appagato. Adesso vado via. Kosuke 110 spigola veramente, veramente carina, e andiamo a casa. Grazie per la visione, ragazzi, alla prossima. Ciao, un grosso abbraccio.